case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore. I rogazionisti e le suore, figlie del divino zelo, sono stati fondati da Santa Annibale Maria di Francia, un uomo nato nel 1851 a Messina, che a pochi mesi rimane orfano di padre e che quindi sin da piccolo sente uno zelo particolare per i piccoli, gli orfani e i poveri. Diventa sacerdote, ma sin da diacono incontra un povero per strada, Francesco Zancone, nella sua Messina, e che lo invita proprio a visitare la sua casa. Lui entra nella sua casa, entra nel quartiere, il famoso quartiere Avignone di Messina, un quartiere malfamato, e proprio con l'esperienza di questi poveri veramente scopre il suo zelo presbiterale. Poi, lungo il cammino della sua vita, viene fulminato da un'idea pressante: che bello sarebbe se le nostre città, se la sua Messina fosse piena di grandi santi, come San Domenico, come tanti altri santi. E poi rimane folgorato quando questa idea la trova impressa nel Vangelo, al Vangelo di Luca, al Vangelo di Matteo, quando Gesù incontra le folle stanche e sfinite come pecore senza pastore e dice: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Se vogliamo i buoni operai, dobbiamo pregare. Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Ecco, allora da quel pregare nascono i rogazionisti, fatti pregare, latino rogare, e le suore figlie del divino zelo, che conducono ancora oggi i famosi orfanotrofi, che oggi sono comunità alloggio, case famiglia, gli orfanotrofi antoniani, e poi guidano e conducono numerosi centri vocazionali in Italia e all'estero. Per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura.